Ma qualcosa da rimproverare alla sinistra, da cui lei non so bene se proviene ancora è dentro il centro-sinistra. Ecco. Assolutamente. Nel senso che sui migranti forse effettivamente c'è stata proprio una incapacità di vedere i problemi, di sentire i malesseri. Cioè io a Torremano ci sono stata per una settimana intera con le mie telecamere e le ho viste quelle signore normali che diventavano cattive, aggressive. Cioè vi siete proprio distratti su sta roba qui? Bisognerebbe avere la forza e il coraggio di dire parole di verità su questo tema. Potevamo fare meglio sempre, certo, sicuro. Ma il vero dramma di questo paese non è il fatto che abbiamo sottovalutato l'emergenza immigrazione. Il punto vero è che l'immigrazione in Italia oggi ha dei numeri che sono decisamente diversi da quelli di tutti gli altri paesi europei, più bassi. Cioè, quando noi abbiamo avuto il picco di arrivi, corrisponde al minimo di arrivi della Germania, circa 180.000. Allora, cosa vuol dire? Abbiamo gestito Che male questo è forse molto quelli che sono. ragionevole. Sì, esatto, non siamo stati capaci di spiegare che cosa. Uno, che la vera invasione arriverà se noi non investiamo in Africa. Perché l'Africa oggi è composta da circa poco più di 1 miliardo di persone. Nel giro di 30 anni saranno 2,5 miliardi, mentre l'Europa non fa più figli, 500 milioni. L'emergenza demografica non nasce dai barconi di Lampedusa, nasce nelle culle degli ospedali italiani. O tu sei in grado di dire, cara Europa, facciamo un investimento in Africa, oppure il problema ce l'hai. Due, noi abbiamo fatto credere che ci sono dei paesi europei bravi a gestire la questione immigrazione, per esempio l'Ungheria. È una falsità. L'Ungheria prende i soldi dei contribuenti italiani e poi con i nostri soldi fa politiche contro l'Italia. Ed è il grande mito Viktor Orban di Salvini e della Meloni. Loro dicono che sono sovranisti, ma che loro sono patrioti ungheresi, non sono fratelli d'Italia. Loro sono persone che, sostenendo Orban, vanno contro l'interesse degli italiani. Però il punto centrale è che questa strategia che ci è mancata non può essere Allora, sostituita con il messaggio la pacchia è finita a ragazze che sono state violentate, ma potrebbero essere le nostre torniamo a ragazze. Italia Viva. Oh, perché Torniamo si a parla di Italia Viva. questo? Allora, lei ha detto prima il Scusi, mi fa nostro. dire l'ultima cosa, mi perdoni se lo interrompo. C'è un passaggio poi. Occhio, la sicurezza è un problema indipendentemente dal passaporto o dal colore della pelle. Cioè, se tu rubi, se tu stupri Non una c'è dubbio. persona, se tu fai violenza, a me non me ne frega niente di che passaporto hai in tasca. Io ti prendo e tu vai in carcere e possibilmente ci resti, non esci dopo un minuto. Allora, il punto fondamentale è che si è fatto passare il messaggio che chi è immigrato delinque, chi è italiano no. Non è No, così. E quello che questo ce dice lo la Lega facevano non i. continuamente in questo mio studio è abbiamo già dei delinquenti nostri, non possiamo anche importare È delinquenti la degli stessa altri. cosa che E dicevano questa un frase secolo fa passa, in glielo posso America. Sì, assicurare. certo che passa, ma è la stessa cosa che dicevano un secolo fa in America degli italiani. Ci definivano brutti, puzzolenti. Quanti di noi a casa hanno uno zio, un nonno, un bisnonno che è andato a cercare fortuna in America? Lo consideravano di serie B. Allora il punto vero, l'emergenza di questo paese non è l'immigrazione, è la legalità. Bisogna dire che chi commette reati deve pagare. Che chi non li commette vive onestamente ha il diritto di starci. Poi se vogliamo parlare dell'emergenza demografica, che non si fanno più figli, venite Ecco, alla Leopolda, non è che voleva, si fa bravo, figli perché alla volevo Leopolda, arrivare lì, si però lei ha farà un parlato delle grande. cose.